tutto molto insanguinato, sanguinoso. Forse mi serve l'amico elefante. Ma forse devo andare prima di qua. Aprire quel cancello, credo. Gira le ruote di preghiera. Chiaro. Questa sembra non difesa, diciamo così, sembra abbastanza lasciata da sola. Probabilmente verremo attaccati dopo averla girata, presumo. Ma non c'è nessuno proprio. Vabbè. Giriamo questa ruota di preghiera e vediamo che cosa succede. Mi aspetto di tutto. Tutto com'è, tutto mistico, questa nebbia. Interagiamo. Eccoli lì, infatti. Vai, amico. Meno male che il nostro elefante ci e non viene in nostro soccorso. Cavolo. Ah, qua ci resto secco. Qua ci resto secco. Infatti, troppo alla kamikaze sono andato. Ok, adesso qua gira. E dove mi manda? No, devo di nuovo andare a fare tutto quel giro là. No, che brutta cosa. No, no, l'ho girata. C'è il nostro amico elefante. Probabilmente avrei dovuto salirci in groppa velocemente e eliminare tutti dall'elefante, perché effettivamente erano un po' troppi, credo. Boh, seguiamo i checkpoint. Ok, devo girare di nuovo la ruota. Questa parte devo rifarla. E poi a questo punto invece di cercare di andremo direttamente sull'elefante. Vieni qua. Cavallo. Ah, ci resto secco di nuovo. Maledetti arcieri. Dove vai tu? Maledetto. Non ci vedo più. Ah, perché certo, questi qua c'hanno il veleno. Bene. Oh!
Aia. Mamma mia, che male. Ok. Ok. Ce n'è un altro. Dovrei essere riuscito a farli fuori tutti. A parte che... Tra l'altro ero convinto di essere sull'elefante, invece per niente. Evidentemente me lo devono aver fatto fuori. Ho visto muoversi qualcuno o qualcosa. Muori. Proseguiamo. Proseguiamo. Ho visto. Bene. Proseguiamo da questo lato. E arriviamo a questi cancelli. Ehi là. Ehi là. Ehi là. Bene. Checkpoint. C'è il nostro amico elefante. Boom. Geronimo. Su, cammina. Corri. Corri. Io quasi quasi scenderei qua, ragazzi. Aia. Non ci vedo più niente. Cerchiamo una zona un po' sopraelevata. Aia. Dannazione. Bene. Bene più o meno, perché non so da dove mi stiano sparando. Ok. Quello sicuramente non l'ho preso. Mi stanno sparando da tutti i lati. Ok, ok, ci siamo. Siamo in una situazione più o meno, più o meno accettabile. L'ho visto. Ok. Purtroppo la mia tigre dovrà cavarsela un minimo da sola. Muori. Peccato, potevo forse riuscire in qualche modo ad eliminarne un altro. Ok. Oh. Ho visto. Muori. Ok. Forse... No, c'è ancora qualcuno. Ehi là, ciao elefanti. Direi che qua c'è la campana, la sento come scalpita. La sento scalpitare. Tutte ste fontane di sangue. Qui dentro ci sarà ancora qualcuno da eliminare. Anche perché credo
di dover salire parecchio in cima. Vediamo. Qua sicuramente mi prevedo. Prevedo combattimenti. Vedete? Aia. Perché mi sparano dall'alto questi malefici. Diamo manforte alla tigre, che è già esplosa in mille pezzi. Che cavolo, sta ammazzando tutti. Muori. Ok, farmela fuori. No, no. Ci resto secco. Ci resto secco. Ok. Non so che cosa ho fatto. Qualcosa di utile, perlomeno. La campana. Ehi. L'ho visto. Direi che è saltato in aria. Bene. Bene, bene, bene. La tigre. Eccola. Che bella statua della dea Kali, credo. Ok, direi che è giunto il momento di liberare la campana. Via. Perché dovete essere così antipatici? Bene, se non mi ustiono prima. Molto bene. Pronti? Interagiamo. Bene, bene, non male, assolutamente non male. Allora, manca soltanto più un ultimo pezzo di tanca per completare le missioni dello Shangri-La. Dato che ci troviamo in questa situazione, cioè nella nostra casetta, casa Gale, la prossima missione che farò sarà quella appunto per Yoji e Reggie. L'ultima. Ora vorrei approfittare dell'ultimo di questo tempo a mia disposizione, prima di chiudere, per rifornirmi un pochino
all'inventario, diciamo così. Vendiamo tutto. Ok, non è che avessimo, abbiamo tanta roba da vendere. E poi compriamo la corazza. Le siringhe ce l'abbiamo, i gettoni mercenari non ce ne facciamo niente come al solito. E rifornimento. Allora, prima di fare il rifornimento vorrei comprare qualche arma. Tanto le dovrò prendere tutte prima o poi. Tipo il Chris Vector. Poche armi colpiscono come questo mitra. Il grande caricatore, l'alta cadenza di fuoco e il rinculo ridotto lo rendono più preciso dalla distanza. Sì, è un... una submachine gun, credo. Dall'altissima cadenza di fuoco. I danni sono ridotti perché dovrebbe utilizzare delle munizioni da pistola, se non mi ricordo male. Un grande must di Far Cry 3 per quanto mi riguarda. Questo... la risposta di Israele all'AK. Questo fucile colpisce con forza, possibilmente in rapide raffiche, per compensare il suo pesante rinculo. Questo, se non mi sbaglio, dovrebbe essere il Galil. Un fucile israeliano che copia l'AK-47. Non mi piace particolarmente come arma. Tanto la dovremo prendere. Poi abbiamo l'SA-50, che è un fucile da cecchino automatico o semi-automatico, insomma, non mi ricordo mai. Direi semi-automatico. Semi-automatico, infatti, come dice. E questo qua è il fucile da caccia grossa. L'unica arma che per il momento è bloccata è questo qua, è l'LK 1018. Potrei prendere l'MG42. Una reliquia della seconda guerra mondiale. La motosega di Hitler. Semmai la falce di Hitler. Vabbè, prenderò il Chris Vector. Ok, lo acquistiamo questo qua. Ok, e lo mettiamo per ora al posto del nostro Spas 12, perché lo voglio semplicemente customizzare. Moderno, brutto, non mi piace. Così così. Così così, classici, bianco. Forse il migliore è il bianco. Ma cacciatore. Utilizziamo quello di cacciatore. E poi gli diamo il caricatore esteso, ovviamente. Come mirino abbiamo a disposizione il mirino ottico, red dot e il reflex. Chiamo il più caro. E come canna il silenziatore, ottimo. Molto bene. Credo che esista anche la versione... eccola qua, lo shredder. È abbastanza simile a quello che ho appena fatto. La differenza tra questo e quell'altro, vabbè, a parte il... direi che non c'è nessuna differenza. Ha una cadenza di fuoco leggermente superiore. Cioè, superiore, i danni sono molto superiori, la precisione è molto superiore. È molto migliore. E poi è anche...
sembra rosso. Si poteva vedere in qualche modo. Eccolo qua. Sì, era rosso, infatti, come mi ricordavo. Rosso e nero. Ma non terrò il Chris Vector. A parte che sono senza soldi. Riprenderò il mio fantastico Spass. Sì. Ebbene sì. Questo aveva una... gli avevo dato una vernice particolare. Feroce. C'era un fucile che... forse non era questo qua. Era quello a pompa. Era questo. Sì, rosa e bianco. Feroce proprio, molto feroce. Comunque, giusto per farvela vedere, ripigliamo il nostro Spass. E rifornimento. Siamo con pochi soldi, vabbè, fa niente. E a questo punto direi che non mi resta altro da fare se non salutarvi e rimandarvi al prossimo episodio di Far Cry 4. Guardate quante belle piantine ci sono qua. Prendiamole tutte. Episodio in cui farò l'ultima missione finalmente per Yoji e Reggie, che tra tutte direi che sono quelle che mi piacciono meno. Abbastanza inutili come missioni. Comunque, zaino pieno. Per il momento è tutto. E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.